Alleluia, alleluia, alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. C'è un insegnamento molto sottile e importante che ci perviene dalla liturgia della parola odierna. Pensando a quella che è stata la vicenda dell'angelo e degli angeli decaduti, i demoni, che oggi si manifestano attraverso i posseduti di Gerasea, che poi vengono liberati, i demoni introdotti nei porci che poi si lanciano nella falesia e quindi precipitano in mare. Pensando anche nell'Antico Testamento all'episodio di Sara gelosa di Agar e del figlio Ismaele che lei stessa aveva desiderato per consolare il marito mentre era ancora sterile, dobbiamo considerare come siamo veramente incapaci di gioire per il bene degli altri. Il demonio è geloso dell'uomo e quindi, da angelo che è, si ribella a Dio. Proprio perché, secondo anche la tradizione teologica francescana, fu la rivelazione dell'incarnazione del Verbo la prova degli angeli. Una prova che alcuni angeli, tra l'altro il più bello, Lucifero, il portatore della luce, non accettò, perché non accettava di sottomettersi all'uomo, a un Dio fatto uomo, ma ancora di più a una donna pienamente creatura umana, ma elevata alla dignità incommensurabile, incomparabile di madre di Dio. Sara, che dà nome al proprio figlio Isacco, che significa colui che ha fatto ridere, che ha fatto sorridere, perché era incredula di questa grazia di Dio, dimentica dei benefici del Signore e di come il Signore abbia ascoltato il grido di sofferenza suo e di Abramo, promettendo al marito, e quindi anche a lei, una discendenza numerosa che l'uomo è incapace di contare, tanto è vero che il Signore gli offre il paradosso delle stelle, del numero delle stelle, manda via la schiava, Agar. Ma il Signore ha pietà di quella donna, ha pietà del suo figlio Ismaele, dal quale poi discenderanno gli ismaeliti, cioè gli arabi, gli abitanti del deserto, coloro che riescono a sopravvivere nel deserto. Questo ci fa capire anche la resilienza dell'uomo, ci fa capire come anche l'uomo alle volte venga messo alla prova, si confronti anche con i suoi demoni interiori o i demoni esteriori, come il caso di coloro che si sentivano tormentati dalla potenza di Gesù, dalla presenza di Gesù, da quello che Gesù faceva in quel territorio pagano di Gerasa, tanto è vero che si nutrivano di porci, carne interdetta sia agli ebrei che oggi ai musulmani, e benché Gesù non avesse rivelato la sua origine divina, si fa chiamare e si autodefinisce il figlio dell'uomo, e quei demoni capivano di trovarsi in presenza di qualcuno che dava loro fastidio, di qualcuno che minacciava quell'impresa che avevano sul creato, in particolare sugli uomini, e quindi si trovano a disagio e quindi si allontanano da Gesù o pregano Gesù di allontanarsi da loro e invece sono precipitati in mare. Anche questo, e concludo con qualcosa di molto significativo che ci ricorda come il demonio, sempre secondo l'altra immagine biblica, fu precipitato dal cielo sulla terra. Anche in questo movimento, ecco, i demoni precipitano, i demoni che possedevano delle povere persone precipitano, collocandosi all'interno di animali che secondo la tradizione ebraica erano considerati impuri, ma cadono in acqua, l'acqua del mare che ha un'azione purificatrice di per sé, proprio perché l'acqua del mare salmastra
Anticamente, quando non c'erano disinfettanti, veniva usata per curare le ferite. Il sale è un disinfettante naturale, l'acqua ha una forza autopurificatrice. Quindi il fatto che questi porci, posseduti dai demoni, cadano in acqua, vengano precipitati in acqua, vuole indicare quella rivoluzione nella nuova creazione che Cristo opera, facendo nuove tutte le cose e restituendo al creato la sua bellezza e la sua purezza originaria. Cerchiamo quindi anche noi, partendo oggi alla luce di questo insegnamento, dalla gioia di saper condividere con gli altri il bene che ricevono da Dio, ecco, di aprirci anche noi ai suoi doni, perché alle volte non riusciamo a percepire o a valorizzare i doni che noi stessi riceviamo, perché siamo troppo concentrati nella gelosia a pensare il bene altrui. Questo fu il peccato appunto di Lucifero, e questo alle volte è il peccato nostro, o tante volte purtroppo è il peccato nostro, che quando si tratta di consolare gli afflitti siamo in prima fila, ma quando si tratta di battere le mani a chi ha successo ci mettiamo in ultima fila. Credo che siamo chiamati non a invertire i ruoli, ma a ridere con chi ride, cioè gioire con chi gioisce, e a piangere, cioè consolare e condividere la sofferenza con chi soffre. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.